Eccoci qua, bello della diretta, stavamo discutendo ancora prima di andare di apparire nelle vostre case. Buonasera a tutti quanti, grazie per seguirci anche questa sera. Punti di vista come al solito, un appuntamento consueto, ma che si rinnova puntata, perché questa sera noi parleremo di Bayard, la stazione Bayard, ma parleremo anche di qualcosa di politico, visto il parterre che abbiamo. Ringrazio innanzitutto e do il benvenuto ai miei graditissimi ospiti, il dottor Giancarlo Chiari, presidente di Azione Meridionalista, il dottor Lorenzo Terzi, storico e dirigente anche dell'Archivio Storico di Napoli. Abbiamo il dottor Luigi Rispoli, della Direzione Buonasera. Nazionale di Fratelli d'Italia, e il dottor Antonio Pariante, dell'Associazione Porto Salvo. Buonasera. Allora, buonasera a tutti quanti voi. Punti di vista è una trasmissione che è stata pensata, elaborata e realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami, e questa sera vi vogliamo far capire da dove veniamo. Veniamo da molto lontano. Dottor Terzi, parto da lei. La stazione Bayard. La stazione Bayard, pochi sanno che a Napoli è nata la prima ferrovia nazionale, forse europea, ed è nata nel 1838. Si trova esattamente al Corso Garibaldi, poco più avanti della stazione della Circumvesuviana. Tutti si aspetterebbero una cosa favolosa, ben tenuta, ben curata. Invece rimane soltanto un rudere, tra le altre cose, che a rischio crollo. Insomma, questa è una cosa che abbiamo verificato proprio nell'ultima visita che abbiamo fatto. Dottor Chiari, che cosa succede alla Bayard? La Bayard, io ci volevo andare proprio stamattina, ma poi il tempo non era tanto buono. Ho cercato di guardare un po' di immagini e sostanzialmente dall'alto sembra una bellissima villa, solo che scendendo un po' più nel dettaglio si vede che la parte più significativa della muratura è totalmente colpita da erba incolta. Ora, considerando che questa Bayard Napoli è un esempio della storia del nostro paese, diciamo della nostra terra, perché è la prima stazione, il primo tronco ferroviario italiano, è veramente inaccettabile vederla messa in queste condizioni. Dottor Terzi, molti sanno, sbagliando, che la Bayard è la Napoli Portici. In realtà non è così. La Bayard è la Napoli Nola. Questo qua è il tratto reale completo. Viene inaugurata nel 1838, il primo troncone finisce a Portici e finisce nei pressi della Reggia. In qualunque altro paese civile del mondo sarebbe un museo probabilmente, o sarebbe tenuta in una condizione veramente degna, dignitosa per la storia e per. Ecco, abbiamo alcune immagini prese direttamente a Pietrarsa, e per l'importanza proprio strategica che aveva la prima ferrovia europea. Cosa si potrebbe o si dovrebbe fare per riportarla all'antico splendore? A mio avviso, essendo io un archivista, funzionario, non dirigente, vorrei Chiedo chiarire, scusa. insomma, no, perché se no il mio dirigente si arrabbia un po', No, io a giustamente. proposito di dirigente, io ho il dovere di ringraziare il dirigente dell'archivio storico perché ci ha regalato, diciamo, formalmente, dei documenti in visione, chiaramente, che scorreranno mentre noi, in video mentre noi parliamo. Quindi Sì. ringraziamo la La dottoressa. professoressa Candida Carrino, sì. Che è A lei dirigente mando i dell'Archivio di nostri Stato. veramente più sentiti ringraziamenti. E appunto insieme con lei ho scelto questa antologia, così, diciamo così, di documenti che vedete scorrere qui diciamo, sui vostri schermi, e che testimoniano sono soltanto una piccolissima parte dei documenti che noi abbiamo e che riguardano appunto la creazione e la progettazione e poi la realizzazione della prima ferrovia italiana, di quello che è stato il primo tronco ferroviario italiano. Ci sono anche ovviamente i progetti che riguardano la creazione della stazione di Napoli. Infatti qui vediamo
un opuscoletto, insomma, che in francese è intitolato Chemin de Fer, appunto, ferrovia, nel quale troviamo i disegni, insomma, le planimetrie delle varie stazioni. Bayard prende questo, il nome esempio, dall'ingegnere che poi ha progettato. Sì, esatto, dall'imprenditore francese Armand Bayard, diciamo la francese, il della Vintry, che era un imprenditore francese, appunto, che venne a Napoli nel 1836 e caldeggiò quella che era quello che era il segno del progresso per quell'epoca, cioè la creazione di una strada ferrata, come si diceva allora, di una ferrovia anche nel Regno delle Due Sicilie. E la sua proposta venne accolta non senza resistenze, perché poi dobbiamo calarci, noi adesso diamo certe conquiste per scontate, ma dobbiamo calarci nella mentalità dell'epoca, certo, che vedeva questi mostri di ferro. Stiamo insomma, parlando in maniera del 1839, completata sì, l'opera nel 1944. Esatto, quindi quando nel 1936 Bayard de la Vintry viene a Napoli, è tutt'altro che scontato che la sua proposta venga accolta, infatti trova notevoli resistenze. Però ha un alleato prezioso che è Nicola Sant'Angelo, il ministro degli affari interni, il quale appoggia invece questa nuova creazione, questa novità assoluta per i tempi, e così diciamo lentamente, sia pure con qualche intralcio burocratico, l'11 settembre del 1838 si comincia a sterrare e a ripavimentare il tratto di strada che passava vicino alla Porta del Carmine, perché appunto ricordiamo che la stazione della prima ferrovia sorge tra la Porta Nolana e la Porta del Carmine. Quindi si comincia proprio materialmente a costruire la strada ferrata, che viene inaugurata il 3 di ottobre del 1839 con grande concorso di popolo, come si suol dire, e ovviamente con l'intervento del re e della famiglia reale. Se me lo consente, insomma, proprio 30 secondi. Stanno arrivando le prime domande da casa. Vorrei citare un passo, insomma, molto suggestivo del resoconto che uscì sul giornale del Regno delle Due Sicilie, che era un po' l'equivalente, diciamo, della gazzetta ufficiale, insomma, della nostra gazzetta ufficiale, e che diede il resoconto due giorni dopo, il 5 ottobre, di quella giornata. Quella menissima sponda del Tirreno, parliamo della costa, appunto, che va verso Portici, insomma, ornata di vaghi giardini e ville, da allora tutta coperta dall'allegra popolazione spettatrice, sembrava un anfiteatro oltre l'usato ridente, che non poteva non commuovere dolcemente di diletto e letizia. Un grido di grata ammirazione si alzava dal popolo, dovunque passasse il re col suo magnifico convoglio. E questo certamente c'è un po' di enfasi, chiaramente, perché è una pubblicazione ufficiale, ma anche dai quadri dell'epoca possiamo immaginarci, insomma, questa però atmosfera festosa. Però con il supporto della regia, se la inquadriamo un attimo, la Bayard, quello è veramente un gioiello della meccanica di quegli anni. Continui, prego, professore. No, appunto, tutte le testimonianze dell'epoca ci danno, eccola, appunto, ci trasmettono questo entusiasmo per questa innovazione. Nelle carte dell'Archivio di Stato di Napoli troviamo tutto quello che riguarda, appunto, come vi dicevo, la costruzione della ferrovia e la messa in opera del tratto ferroviario. C'è anche un regolamento, ovviamente, delle ferrovie, che ci dice delle cose che oggi sembrano quasi, che ci fanno un po' sorridere, ecco, perché appunto le diamo per scontate, ma che all'epoca non lo erano tanto, tipo mantenersi entro una certa distanza dal tracciato ferroviario, oppure la raccomandazione al quello che oggi chiameremmo il casellante, al cantoniere, si diceva all'epoca, di alzare e abbassare in tempo il passaggio a livello, le sbarre, insomma, quando passava il treno, mantenere la distanza di sicurezza e così via. Una cosa penso significativa, anche per dare un po' il clima dell'epoca, è il fatto che si prescrisse ad Armand Bayard de la Vintry che il tracciato della ferrovia si sarebbe dovuto sovrapporre a quello della strada carrozzabile, per non compromettere i commerci che comunque continuavano a svolgersi su quattro ruote, diciamo così. Questo ci dà anche un'idea di quella mentalità tradizionale, ormai. Sì, di tipo tradizionale, ci dà anche un'idea della mentalità gradualista con cui, soprattutto sotto Ferdinando II, si seguì la strada dello sviluppo economico, cioè si voleva andare avanti però senza scosse, senza turbamenti profondi che andassero poi a detrimento della vita, insomma, delle persone
comuni. Senza grossi sconvolgimenti. Senza grossi sconvolgimenti. Grazie. Allora, io introducendo il dottor Lispoli, intanto io già gli ho fatti a telecamere spenti i complimenti, perché Lispoli è animatore di due cose molto importanti. Una è il premio Masaniello, che sta alla 10ª edizione, o sbaglio? No, l'anno prossimo saremo alla 14ª. 14ª, mi sono perso 4 edizioni, mi scusi. E poi ci siamo incrociati, io per un servizio esterno giornalistico, proprio davanti alla Bayard, dove era stata organizzata una manifestazione dovuta a... Prego. È dovuta al fatto che abbiamo approfittato che un episodio di cronaca aveva riportato di nuovo all'attenzione generale la stazione Bayard, e che ne abbiamo approfittato per organizzare una conferenza stampa sul posto, anche con la partecipazione di Antonio Pariante, che come me, diciamo, anche se in a più larga gittata, si interessa da sempre dei problemi del centro storico di Napoli, per accendere i riflettori su questa testimonianza storica, su questo grande primato della nostra città, che da tempo chiediamo possa essere valorizzato, perché riteniamo prima di tutto che sia uno di quegli elementi identitari che possono consentire alla nostra città, appunto, di vantare un primato importantissimo, che è quello della istituzione della prima rete ferroviaria in Italia. E poi anche perché è inserita in un contesto socio-economico, che è quello del quartiere Mercato Bellino, che diciamo presenta abbastanza un diciamo delle situazioni di, diciamo, di degrado, anche se volete, anche dal punto di vista economico. È quasi diventato un garage abusivo. Esatto. E quindi noi pensiamo che un'eventuale ricostruzione o riemersione della vecchia stazione possa essere il lancio per costruire intorno un sistema anche di carattere economico, per costruire e per, diciamo, per creare occupazione, ed anche per rilanciare dal punto di vista economico questa zona importantissima di Napoli e del centro storico di Napoli, troppo spesso diciamo dimenticata. Anche perché se la stazione Bayard viene agganciata a tutte quelle che sono le testimonianze storiche ed artistiche che ci sono in quell'area, cioè la Basilica del Carmine Maggiore, il complesso di Sant'Eligio, la vecchia muratura aragonese, Porta Nolana, diventa un'area nella quale si può creare dei forti elementi di attrattiva turistica, senza contare che di fianco c'è la stazione della Circumvesuviana, che gran parte dei turisti utilizzano per recarsi e raggiungere Pompei ed Ercolano. E proprio per questo c'è una domanda per lei, ci scrive Maurizio Dal Vomero: a quando un museo la stazione Bayard? Beh, è ottimista il nostro amico da casa. E infatti, perché noi praticamente è dal 94 che sosteniamo questa battaglia, e abbiamo scritto a tutti quelli che sono i ministri della cultura che si sono alternati dal 94 ad oggi. Col nuovo governo Meloni abbiamo provato e stiamo provando a coinvolgere anche il ministro Sangiuliano, con una speranza in più dal momento che lui è napoletano e quindi dovrebbe avere come noi una sensibilità particolare e maggiore. Però speriamo, la proprietà è delle Ferrovie dello Stato. Diciamo, dal punto di vista della proprietà, la proprietà è delle Ferrovie dello Stato, anche se c'è un documento nel quale le Ferrovie dello Stato lo danno in comodato d'uso al comune, a condizione che venga utilizzato quell'area per scopi di carattere sociale. Culturale. Sociale. Infatti nella parte retrostante, che pure faceva parte, diciamo, dell'area delle vecchie Ferrovie dello Stato, il Comune di Napoli ha rispettato l'impegno costruendo una serie di scuole a via Giovan Battista Manso e a via Enrico Cosens. Una parte della stazione ha costruito, diciamo, ha riattato e quindi ha fatto ospitare per diverso tempo i locali della seconda municipalità.
Adesso ci sarebbe, diciamo, l'altra parte della foresteria, che è quel rudere che si vede da Corso Garibaldi, che andrebbe... Ma c'è anche un pezzo che poi è diventato cinema, o mi sbaglio, l'ex Cinema Italia. L'ex Cinema Italia, che diciamo che per lungo periodo è stata la sede del dopolavoro ferroviario. Poi con la dismissione appunto del Cinema Italia e lo spostamento, il trasferimento del dopolavoro ferroviario al Corso Meridionale, quei locali furono occupati dal comune, che ne fece la sede della circoscrizione della municipalità. Capisco. Allora, Antonio Variante, presidente di un'associazione importante che si interessa dei problemi veramente storico-monumentali che affliggono la città, o dei problemi che affliggono i monumenti della città. Parlavamo anche di questo aspetto squisitamente turistico. Perché non creare un ulteriore percorso turistico ripercorrendo con il trenino quello che faceva la Bayard nel suo primo viaggio verso la Reggia dei Portici, per esempio? Napoli sta vivendo già dal prima della cosiddetta pandemia, io la chiamo falsemia, e un nuovo splendore turistico, addirittura raggiungendo cifre da capogiro, il 97% di occupazione camere. Sarebbe un motivo in più proprio per le migliaia di turisti che vanno verso Pompei, Ercolano e Sorrento, trovare questo museo straordinario, mettendoci anche dei modelli, perché noi a Pietrarsa è conservata la Bayard, ma sostanzialmente non è la Bayard perché è una copia. La Bayard fu distrutta nel 1944 dopo un bombardamento che colpì la nave Caterina Costa, che con le schegge distrusse completamente quell'area. Prego, Variante. Beh, io ad onore del vero, indipendentemente dal motivo, insomma, che tutti riconosciamo, insomma, riguardo alle grandi potenzialità della nostra città sotto il profilo turistico, insomma, che non è che le scopriamo certamente adesso, ce lo dice la storia, insomma, una capitale mondiale, storica appunto del turismo, anche e soprattutto in ragione della ricchezza del suo grande patrimonio storico, artistico, monumentale, paesaggistico. E quindi voglio dire, sotto questo aspetto, diciamo che non c'è nulla di nuovo e nulla da aggiungere riguardo alle potenzialità di questa Napoli capitale appunto del turismo. Mi suona bene Napoli capitale, in modo particolare a me che sono un meridionalista convinto, voglio dire. Però vorrei, indipendentemente adesso dalle ottimistiche, diciamo, visioni di cui accennava il nostro amico Rispoli, sull'idea di, appunto, insomma, di prospettive di riqualificazione, di riscatto di un luogo appunto come quello della stazione Bayard, del suo percorso storico, che appunto ha una sua importanza veramente straordinaria, dobbiamo dire, e quindi ripeto, credo bisogna essere realisti, che parlare della Bayard significa parlare di una vittima eccellente di un pregiudizio storico e politico che paghiamo da sempre la nostra città, pur avendo questa perla, diciamo, storica di questa straordinaria stazione ridotta nel degrado che sappiamo, oggi un triste rudere abbandonato nel cuore dell'antico della città, a ridosso, diciamo, di una stazione importante come quella appunto della Vesuviana, che imbarca turisti verso le zone più belle del nostro territorio, Pompei, Sorrento e via dicendo. È veramente un bruttissimo biglietto da visita nascondere dietro a un mezzo muretto la straordinaria importanza e bellezza di questa stazione Bayard, di cui forse nemmeno conoscono bene l'importanza gli stessi napoletani. Ebbene, questo è un paradosso, è un paradosso grave, perché insomma, come si fa a spiegare nel 2023 che grazie a una denuncia di un cittadino che si ricorda o ci fa ricordare che c'è un luogo meraviglioso che dovrebbe essere appunto riportato alla luce per la sua importanza architettonica, monumentale, e in questo caso anche di una stazione, di un percorso ferroviario, il primo in Italia che diciamo, meriterebbe di essere per questo, diciamo, riscattato e riqualificato, invece lo ritroviamo abbandonato e sepolto nel degrado
del cuore della nostra città nella situazione in cui tutti sappiamo. E questi sono i paradossi. Ma che significa questo? Significa che a Napoli evidentemente manca da sempre una seria politica della tutela e la valorizzazione dei beni culturali della nostra città. Guardate, quando parliamo di questa stazione Bayard, che ha avuto la sfortuna evidentemente di essere stata intrapresa e inventata in un determinato periodo storico, no? Appunto quello dell'era borbonica, altrettanto potremmo dire della sventurata vicenda che ha riguardato il molo borbonico sul lungomare, che pure per effetti di... Crollò, c'eravamo. Per effetti, diciamo, sì, per effetti diciamo, del tutto naturali, straordinari, come appunto... Incenammo una manifestazione enorme. Mi ricordo, e c'è stata la sventura di questo evento atmosferico che ha distrutto questa testimonianza e nemmeno là evidentemente si riesce a venire a capo di che cosa? Di un intervento adeguato, immediato dell'amministrazione di questa città che evidentemente ha fatto una scelta, tutto quello che appartiene a un determinato periodo storico deve morire o comunque deve essere ridotto al degrado. È su questo che dovremmo ragionare e intervenire per cercare di appunto insomma di confrontarci. Io ho un'altra domanda da casa che non faccio ancora, me la conservo per la seconda parte, perché è più che una domanda, è un'affermazione che interessa un pochino tutti quanti presenti. C'è un signore, Rosario Vomero Alto, che ci scrive una cosa, deve essere più che altro una provocazione, però va comunque menzionata e discussa. Allora, Pariante metteva un pochino il dito nella piaga dicendo che è in atto dal 1872, lei mi corregga, quando in Parlamento un signore molto intelligente si permise dire che i meridionali non dovevano essere più messi in condizioni di intraprendere. Dottor Terzi, lei si ricorda di questa affermazione sicuramente, e non so se era 1872 o 73, ma era giù di lì. Beh, sì. Diciamo che questa affermazione viene attribuita a Bombrini, ma... A Bombrini, sì, che era diventato da poco ministro, tra l'altro, e amico di Rubattino, che vennero a prendersi tutte le navi borboniche, se le trasferirono a Genova e da lì hanno avuto una grossa fortuna economica. Quindi ci sta questa negazione di un chiaro, netto periodo storico dove Napoli era, lui ha esordito dicendo Napoli capitale. Napoli era la terza capitale europea solo dopo Londra e Parigi, la migliore flotta, trasporti, ponti, ce ne stanno due, molti pensano sempre solo al ponte sul Garigliano, ce n'è un altro gemello che è crollato e l'hanno riaggiustato, è crollato non perché era fatto male, ma è crollato perché era tutto quello intorno che era fatto male ed è stato rifatto in una maniera veramente vergognosa. Sono patrimonio di una storia, di un popolo, di una cultura che non era prevaricante, ma era prima in tutto. Raccolta differenziata, case antisismiche, la prima illuminazione stradale, il primo sistema fognario. Potrei continuare per tutta la vita con questo elenco. C'è questa volontà chiara, netta, perciò io me la dico la domanda, mi ha scritto questo nostro amico Rosario che salutiamo, dal 1860 Fratelli di Nessuno, che ci fate con Fratelli d'Italia? Sì. Questa è la domanda. Allora, perché poi a Fratelli d'Italia dopo, noi stiamo partendo con garbo perché è giusto che sia così, nella seconda fase sarò un pochino più crudele, ve lo devo dire a tutti quanti. Sì. Vada. Allora, diciamo che chi mi ha preceduto parlando della Bayard ha parlato che il problema c'è la Napoli che non riesce a valorizzare le cose che ha, ma non è proprio così. Nel senso che Napoli è una città italiana, in un'Italia che abbiamo visto ora con questo profondo percorso di revisione storica, c'è stato un cruento processo di unificazione nazionale e chi ha perso la guerra ne ha pagato i danni. Questi danni sono legati anche... Sono 170 anni che li stiamo pagando, 164 per l'esattezza. Ecco, e questi danni sono... Quanto dobbiamo pagare ancora? Io non penso tanto, tra l'altro sono anche abbastanza ottimista perché questa parola meridionalismo, che fino a qualche anno fa era quasi una parola impronunciabile e ti guardavano in cagnesco, ora
iniziano a diventare quasi tutti meridionalisti. E anche, cosa molto bella, l'ho scritto proprio oggi sul sito di Azione Meridionalista, è che abbiamo raggiunto un'altra grande vittoria, perché tutti quanti si sentono meridionalisti e anche molte forze politiche. Ora, quando sulla i politici... carta. Allora, sì, sulla carta... Io sono molto critico su questa cosa. Sì, sulla carta, però c'è da dire una cosa, che per il meridionalismo conta che si parli di meridionalismo, per cui se queste argomentazioni passano torto collo, diciamo... Cioè, parlate del meridionalismo purché se ne parli? Sì, per me questo è molto importante. Questa è una frase che ho già sentita qualche anno fa, insomma. Per me questo è molto importante, per me è molto importante, perché molti si... in effetti dovrei anche dispiacermi. Io sono diventato un meridionalista nel 1998, avevo 37 anni, ora ne ho 62, quindi se io sento qualche politico che ora parla di meridionalismo, beh... Aguzza le orecchie. No, potrei dire, ah, mamma mia, mi dispiace. Invece no, sono... provo una gioia immensa. C'è stata una mutazione genetica. Esattamente, perché a noi quello che interessa non è tanto diciamo il politico che inizia a capire che l'area di consenso è meridionalista e quindi cerca di intermediare quell'area di consenso, ma ci interessa invece che l'area di consenso è cambiata. Quindi il meridionalismo vince quando tutti sono meridionalisti. E tra l'altro l'associazione di cui mi onoro di essere il presidente ha come diciamo slogan "Uniti nella verità", quindi diciamo, posso permettermi, certo, di ricordare che abbiamo fatto un passaggio di circa 5 ore a Montecitorio, 3 ore e 55. Avevamo a disposizione, sì, una ottantina fra senatori e parlamentari che non sapevano neanche di cosa stessimo parlando, e allora, si vennero a complimentare per averli aiutati, sì, in materia di ne storia. Parlo, del lo sud. Inquadro subito. C'era anche lei, dottor. Sì, cioè, eravamo io, in effetti eravamo noi tre. Praticamente, relatori, insieme al professor Gulì, il prefetto, che saluto del se Senato, ci sta guardando, venne, ci strinse la mano e disse: ma noi non sapevamo niente. Io mi sarei vergognato al suo posto, sì, nulla di questa cosa, sì. Però ci arriviamo, no, un attimo, okay, solo bene, ci arriviamo, vai, perché incombe fra qualche minuto, ho 2 minuti e poi c'è la pubblicità, o sbaglio, la regia, grazie Gianluca, sei straordinario. Allora, io prima, fra una battuta e l'altra, sempre a telecamere spente, dottor Terzi, lo so che lei è uno storico, non c'entra neanche a piedi uniti in materia politica, però quello che noi stiamo definendo meridionalismo o neoborbonismo altro non era, e non mi riferisco a nessuno in particolare, ma molto genericamente, se no qualcuno si offende da casa, era folklore. La bandierina, le due date cruciali, la fine del regno, la caduta di Gaeta, le bandierine, vi vorrei, il braccino alzato. Però poi nella sostanza, io credo, e lei mi dovrà correggere, che i peggiori nemici del meridionalismo sono certi meridionali. Ma senza dubbio, io però su questo vorrei dire una cosa, sono stato per tanti anni, quando ero proprio ragazzino, vicino a questi movimenti, a queste organizzazioni. Poi ne sono uscito anche in maniera piuttosto traumatica, come qualcuno di voi sa. Però bisogna anche dire una cosa: noi vogliamo dire folklore, non folklore, eccetera. Allora, io sono abbastanza anziano, perché farò 52 anni quest'anno, da ricordarmi. È un giovanotto. Vabbè, mettiamola così. Ma abbastanza così avanti negli anni da ricordarmi che nel 93-94, quando io cominciavo a seguire questi movimenti, di sud non se ne doveva proprio più parlare, non solo non se ne parlava era più, ma non si la doveva... parola sud, esatto, meridione, sì. Cioè Norberto Bobbio, che all'epoca andava per la Maggiore, è stato certamente un intellettuale straordinario, disse proprio apertamente che la questione meridionale era affar nostro, cioè di noi meridionali, e che non dovevamo sostanzialmente rompere le scatole. Lui lo diceva in modo elegante, ma fondamentalmente le cose erano così. Il movimento neoborbonico e diciamo i movimenti similari che sono nati, ma soprattutto e per primo il movimento neoborbonico, in quegli anni fu l'unico a parlare di sud. Questo non lo può togliere nessuno come merito storico. Poi magari non lo avrà fatto bene, si poteva far meglio, eccetera, eccetera, però questo lo dobbiamo riconoscere. Lo devo a chi mi ha accompagnato, adesso non mi accompagna più, lo devo anche alla mia storia personale. E poi certamente si cresce, ecco, e quindi naturalmente ci si pongono delle domande, e il meridionalismo non si può soltanto ridurre al borbonismo,
chiaramente è no, un, assolutamente no. Chiaramente diciamo è un pensiero molto più, a parte molto più antico, insomma, perché ma anche molto più ampio. Molto più ampio. Non è che bisogna essere per forza borbonici per essere meridionalisti, però sicuramente. Questo sono addirittura in conflitto. Ma non lo so, certo, sicuramente se uno diciamo è, sputa e, veleno proprio. Allora, la devo interrompere. Prego, incombe prego. La pubblicità, abbiamo rubato un minuto ai nostri sponsor, ci scusiamo. Pubblicità, ci vediamo fra un minuto e mezzo e ripartiremo da Lorenzo Terzi e poi sì. Subito si prepari il dottor Rispoli. Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Rieccoci in diretta in studio, stavamo parlando di Bayard, che è la prima ferrovia italiana nata a Napoli, la Napoli Portici, e ne stava parlando un pochino anche il dottor
terzi, però c'è stato un frangente che ci ha un pochino deviato dalla discussione. Sì. Concluda quello che stavamo dicendo prima. No, io quello che dicevo è che dicevamo che il meridionalismo non può essere ridotto al borbonismo o neoborbonismo, e va bene. Però per esperienza, anche posso dire ormai lunga, chi diciamo prova proprio un senso di repulsione quasi da esorcista, insomma, nei confronti di qualsiasi cosa che riguardi il Borbone, difficilmente poi riesce a essere incisivo come meridionalista, perché probabilmente dentro di sé ha sempre questa paura che di essere troppo sudista, di essere troppo così campanilista, eccetera. Perché eccetera. Era impronunciabile la parola sud o la parola meridione? Perché era, vabbè, questo è un discorso storico-politico molto complesso. Era nata la Lega, ed era la Lega proprio dei primi tempi, insomma, quella dura e pura, ecco, quella di Bossi che ce l'aveva duro. E quindi. No, stavamo parlando di testa, forse. Sì, vabbè, insomma, di teste, sempre di parti del corpo parliamo. Ecco. No, in ogni caso era un periodo in cui poi era venuto meno, anche erano venuti meno i trasferimenti pubblici, cioè si era registrata la chiusura della Cassa del Mezzogiorno, poi Agen Sud, eccetera, e quindi c'era tutta una corrente di pensiero che spingeva verso l'emarginazione, insomma, delle regioni svantaggiate in generale. Non posso ripeterlo perché è un po' volgaruccio, ma insomma c'era un titolo di una rivista satirica allora di sinistra che si chiamava Cuore, che era diretta da Michele Serra, che poi purtroppo è approdato a Repubblica e si è guastato nel crescere. Però insomma, quando dirigevo quel settimanale, mi pare non fosse un settimanale, uscì un titolo a carattere cubitale. Non dico proprio il titolo vero, perché appunto siamo in fascia, siamo in prima serata, ecco. Però dice, siete poveri, due punti, fatti vostri. Non diceva fatti, diceva un'altra parola, vabbè, ci siamo capiti. Ed effettivamente era un po' la mentalità esplicito. Dell'epoca, sì. Allora, scusatemi, io non lo faccio mai, ci sta seguendo tutto il team di ADR Cell di Nola, e un saluto affettuosissimo a Roberto Gaetani. Ciao Roberto, un abbraccio, grazie a tutti quanti gli amici che ci state seguendo da casa. Io ho veramente tantissime domande da casa, tante. E chiuso questo argomento veramente molto interessante, passiamo a Fratelli d'Italia. Allora, fratelli, la domanda mia è molto semplice, molto cruda, ma molto molto diretta. Il titolo è nobile, Fratelli d'Italia dà immediatamente l'idea, chi lo ha pensato come comunicatore, scusatemi, da casa, è veramente in gamba. Però, c'è un però, da quando è nato Fratelli d'Italia? 2013, quindi stiamo parlando di 10 anni fa. In questi 10 anni che io seguo anche giornalisticamente, devo dire con rammarico, perché il titolo è affascinante, non c'è assolutamente una sola iniziativa a favore del Sud o che porti un minimo di uguaglianza fra Nord e Sud. Io le faccio solo qualche esempio. La scuola, per la mensa scolastica, un bambino del Nord sa che il governo investirà per la sua refezione scolastica 400 euro ad Aosta, quasi 350 a Trento, a Pizzusicco Calabro 0, in Campania 13 euro. Che fratelli siete voi? Siete cugini? Siamo fratellastri? Che cos'è questa fratellanza? Me la spiega, dottor Rispoli? Beh, intanto Fratelli d'Italia è al governo con il governo Meloni da pochissimi mesi. Ovviamente tutte queste disparità territoriali che esistono, certamente non era possibile crearli con l'azione di governo di poche settimane. Sono cose che in pratica... Io parlo nel corso, non faccio il politico con me. No, si tratta di una considerazione oggettiva. Una manifestazione, stando all'opposizione, dire guardate, i bambini di Pizzusicco Calabro devono avere la refezione o la sanità. Io credo che in questi 10 anni Fratelli d'Italia abbia fatto diverse volte azioni politiche tese ad una maggiore coesione territoriale nel nostro paese. C'è oggi per la prima volta una strategia nazionale, una strategia governativa che ha messo il Sud al centro di quelle che sono le azioni del governo e che riguarda
il dichiarato piano che vuole imitare quello che fu il piano Mattei per trasformare il sud in un grosso hub energetico che possa in qualche modo dare quelle occasioni di sviluppo territoriale e da qui consentire di poter approvvigionare tutto il territorio nazionale fuori dai confini nazionali. Gli altri mi paesi... spavento un po', l'accolgo come notizia, però mi spavento un pochino. Beh, credo che sia una notizia importante, significa investimenti, significa finalmente ridare una funzione centrale nel Mediterraneo al sud, un anello di congiunzione fra l'Europa e le coste del Nord Africa. Lei è un politico navigato, io la devo interrompere, tanto lei riesce immediatamente a ricongiungersi alle cose che diceva. Io sono pessimista quando sento queste cose, per una ragione semplice, non perché voglio essere di fatto il pessimista, perché tutto quello che ha fatto il Nord per il Sud alla fine ha depredato il Sud. Vedi le biglietterie degli scavi di Pompei, di Ercolano, di Cuma. Stranamente i soldi che i turisti e anche gli italiani che portano a Napoli, a Pompei, a Sorrento vanno stranamente tutti quanti a Milano, dove le società di gestione sono lombarde. Fratelli d'Italia su questa cosa, io credo, proprio tenendo fede al nome che si sono dati, dire un attimo, questo è il patrimonio del Sud, non rompete le scatole per mantenermi in fascia protetta, avrei detto un'altra cosa, lasciate questi soldi qua al Sud. Io, mi piacerebbe che la Meloni su questa cosa ci mettesse un punto di fermo. Ma io diciamo, senza contestare quello che lei dice, è un dato. Posso soltanto ricordare che c'è una norma per cui una parte di quelli che sono gli incassi relativi a questi siti di interesse turistico, di interesse storico, di interesse mondiale, archeologico, rimangono sul territorio, ma per una legge che non ha fatto il governo Meloni, ma no, ma infatti non stavo dicendo questo, fa parte della normativa nazionale, però noi non dobbiamo perderci, diciamo, in quelli che sono certamente dei problemi che andranno affrontati nel tempo, ma dobbiamo guardare, che è diventata disoccupazione. Dobbiamo guardare ad una prospettiva avendo una visione, diciamo, più generale di quelli che sono i problemi che oggi il nostro meridione ha. Noi abbiamo praticamente un'area forte del paese, forte di potenzialità del paese, che oggi è in netto ritardo su tutto rispetto al resto della nazione. Noi abbiamo 10 minuti ancora, io voglio farvi due domande, non voglio annoiare Antonio, mi scuserà dottor Pariante, e Lorenzi, mi scuserà anche lei. C'è una domanda perché è espressamente fatta al presidente di Azione Meridionalista, le ha fatto un guai a dire che il presidente di Azione Meridionalista, vogliono risposte concrete. E allora, il presidente della regione, leggo testualmente, sì, il presidente della regione Campania ha fatto il meridionalista e poi non fa votare per il referendum per la macroregione. Ma quando i vari gruppi folcloristici, come dicevo io tra le altre cose, filo meridionalisti, si fanno carico di un'azione per costringere lo sceriffo a fare il suo dovere, intanto Calderoli sta per firmare l'autonomia differenziata. Faccio un brevissimo cappello perché siamo quasi in chiusura. Allora, innanzitutto la macroregione della quale sono stato ideatore ed anche primo firmatario non è il contraltare all'autonomia differenziata del Nord, perché l'autonomia differenziata del Nord nel momento in cui verrà firmata e accettata da questo governo sarà la tomba del Sud. Dottor Rispoli, lei è consapevole di questa cosa? Sarà, è tutto da verificare. Sarà la tomba del Sud. Al Sud mancano ogni anno 8 miliardi di euro in materia di sanità, acque, ma trasporti e infrastrutture. Ma non mancano certo per l'autonomia differenziata. No, per come è organizzato il bilanciamento del gettito. Esatto. E noi con questa cosa abbiamo promosso un referendum, è passata anche la nostra proposta e il presidente della regione Campania è latitante su questa cosa, non indice. Una volta erano le falsemie, poi c'è stata l'elezione regionale. Adesso non se ne sta parlando proprio più.
Noi continueremo questa azione, quindi rispondo all'amico che ci ha scritto. Autonomia differenziata, sì. Macroregione. Prima lei. Bene, veloci, allora, però abbiamo sì, 4 minuti ancora. Cerco di essere velocissimo. Allora, per quanto attiene il presidente della regione Campania, De Luca, io onestamente per alcune uscite che ha avuto in passato, chiaramente Azione Meridionalista parte dalla cura della narrazione antimeridionale. Lui, ahimè, nel 2011 ha avuto un'uscita particolarmente infelice. Una delle tante. Sì, parlo nel dettaglio sostanzialmente dicendo che i napoletani sono geneticamente ladri. Onestamente io questa cosa me la sono legata al dito, va bene, come primo discorso. Velocissimo perché abbiamo il tempo incombe. Perfetto, per quanto attiene quello che si deve fare, beh, si deve parlare sempre più di meridionalismo in modo che il politico di turno è totalmente circondato dal pensiero meridionalista. Il pensiero meridionalista pone chiaramente al centro gli interessi del meridione. Dobbiamo e quindi è quello che dobbiamo fare. Al meridionalismo e soprattutto benissimo, alla macroregione. Macroregione. Allora, sulla macroregione io credo che ci sia da fare una discussione, una grossa riflessione, tenendo conto che, come diceva lei, non può essere la risposta all'autonomia differenziata, ma deve praticamente nascere nell'idea generale come una istituzione che in qualche modo possa meglio governare il territorio. Domande io per quello che mi riguarda io posso dire solo una cosa: sull'autonomia differenziata siamo lì ad attendere poi concretamente che cosa diventerà. Devo anche dire che forse è dal 2001, da quando la sinistra modificò la Costituzione, in particolare il titolo V, che è stato cancellato dalla Costituzione la parola Sud. Questo è quello che in qualche modo era stato messo dai padri costituenti, soprattutto volendo indicare un obiettivo specifico al nascituro Stato italiano nel dopoguerra, che era quello di ambire ad una coesione territoriale, quindi alla possibilità che il paese potesse in maniera eterogenea crescere tutti insieme. Purtroppo in questi anni non è stato così. Sono secoli quindi, che si parla di questa cosa, quindi, poi nei fatti. E quindi dobbiamo soltanto aspettare per vedere concretamente che cosa sarà questa definitiva proposta o questo definitivo provvedimento dell'autonomia differenziata. Io chiudo ringraziando innanzitutto tutti i miei ospiti, ma per far capire che il Sud è una colonia a tutti gli effetti ed è considerata una colonia del Nord, vi dico che il Napoli, pur essendo 18 punti di differenza rispetto alle dirette inseguitrici, DAZN e anche un canale Rai hanno pubblicato la classifica partendo dall'Inter. Quindi nessuno vuole ammettere, nessuno vuole riconoscere la grandezza di questo popolo e di questa città. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, a venerdì prossimo, a lei. Cuore di Sfogliatella, siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo,
allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Cuore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com.